a caccia del gol smarrito. Il Teramo va a Rieti per interrompere un digiuno che dura dal minuto 63 della gara dello scorso 2 febbraio contro il Rende. Fu il 3-0 di Magnaghi a dare il via ad un'astinenza che, al netto dei minuti conclusivi di quella gara, è stata confermata dalle due partite che sarebbero seguite, quelle con la Viterbese e il Monopoli. Tante le questioni sul tavolo, ma Di Mascio dovrà assolutamente risolvere la scarsa incisività sotto porta del diavolo. Problema ancor più paradossale per una formazione che nelle intenzioni doveva avere proprio lì davanti il punto di forza. I 27 centri in stagione rappresentano uno score troppo esiguo, soprattutto se si mettono sull'altro piatto della bilancia i 29 incassati. Ecco perché la base con il nuovo allenatore continuerà ad essere lo schieramento a due punte, Bombaggio Minelli accanto a Magnaghi, che in questa ultima fase di campionato sarà il punto centrale della prima linea biancorossa. Al numero 9 saranno chiesti gli straordinari, ma soprattutto di essere incisivo nelle partite che contano e che da mercoledì in poi saranno davvero tante. Poi, volta per volta, dovrebbe essere individuato il suo compagno di reparto, partendo dal tipo di gara che il diavolo vorrà interpretare. Domani contro il Rieti, dunque, oltre a rimettersi in cammino in trasferta, il Teramo deve tornare assolutamente a segnare dopo 207 minuti. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni con Piacentini in difesa accanto a Sobrano e Viero a centrocampo, anche perché Arrigoni è ancora out per il problema alle costole, ma anche quando l'ex Lecce rientrerà la sensazione è che ora il diavolo voglia davvero fare un discorso importante coi giovani in rosa. Quantitativamente non sono tantissimi, ma la presenza di Di Mascio sulla panchina potrebbe dare l'opportunità a qualche giovane interessante della Berretti di essere testato anche in prima squadra. Dall'altra parte, la formazione di Mariani si presenterà col consueto 3-5-2. Celli è recuperato e questa è una buona notizia per il tecnico reatino. De Paoli e Morrone dovrebbero giocare da interni, con Calombo che dovrebbe sistemarsi sulla corsia esterna e la coppia Persano-Desarlo davanti. Persano, appunto, che è già andato a segno con Catanzaro e Paganese, reti queste che però non hanno cambiato le sorti dei due match. L'ultimo successo dei laziali è datato 26 gennaio con la Casertana, ma il Teramo deve anche cancellare quella gara di andata che mise a nudo la fragilità di un organico che adesso ha la necessità di tornare a vincere per centrare l'obiettivo stagionale.